scusa, le chiedo scusa, però siccome vedo via Skype ed è un collegamento un po' complicato, vedo Elio Desiderio, giornalista corrispondente dell'ANSA e del quotidiano La Sicilia, che ringrazio per essersi collegato con noi, e che è a Lampedusa, credo sulla banchina del porto. E allora vorrei approfittare subito per sapere, intanto buon pomeriggio, Elio, mi aiuta a capire cosa sta succedendo, che cosa vede lei lì? Mi faccia la telecronaca. Beh, intanto un saluto a tutti i telespettatori e a voi in studio. Qui Lampedusa è da diversi giorni che siamo sempre in attesa di una mossa che poi puntualmente sembra non si verifichi. Questa comandante ha dichiarato anche su Twitter che sarebbe entrata oggi in porto, però siamo qui da stamattina ma non ci ancora sono. Ancora non si vede la nave, neanche in lontananza? La Sea Watch? No, assolutamente, ancora assolutamente non si vede. Ma come si preparano i lampedusani? Cioè, questa attesa è un'attesa, diciamo, di chi aspetta i migranti, di chi mal sopporta la situazione? Che aria si respira in queste ore? Beh, no, diciamo i lampedusani in questo momento sono molto presi da questioni che riguardano il turismo e la pesca. Per l'immigrazione negli ultimi 30 anni i lampedusani hanno dato tutto quello che hanno potuto. In questo momento ci sono associazioni umanitarie, c'è anche la Chiesa con il nostro parroco, che sono molto sensibili alla problematica che riguarda questa nave. I lampedusani sono pronti, ma in questo momento sono quasi del tutto indifferenti alla cosa, in quanto stanno aspettando che le regole che sono state poste in essere con il decreto sicurezza di Salvini possano essere rispettate. Senta Elio, ma le motovedette sono partite dal porto di Lampedusa per raggiungere la Sea Watch, le avete viste muoversi? Cioè le forze dell'ordine di cui ha parlato Salvini, che ha detto la forza pubblica, no? Il porto è vuoto di motovedette e quindi sono tutte che fanno da staffetta. Da stamattina ne ho viste uscire ed entrare almeno 4 o 5 e di conseguenza evidentemente stanno lì poi a monitorare questa nave per capire quali saranno, quali quindi sono le intenzioni. In questo momento nel porto di Lampedusa non c'è nulla di anomalo, di diverso dal solito? Assolutamente no. Allora, facciamo così, Elio, appena ci fossero novità, intanto col telefono, io lo so che le sto chiedendo di fare anche l'operatore televisivo, ma insomma, siamo fatti così, mi fa vedere il porto, riusciamo a muovere il telefonino per capire dov'è lei? Certo, mi aiuta a capire dove siamo. Che succede? Noi siamo, non c'è nessuno dal porto, da quello che vedo. Siamo sulla banchina commerciale, che è il posto dove la mattina arriva la nave. Ecco, adesso questi rumori che sento è l'elicottero. Un elicottero della Guardia di Finanza che si è alzato in volo e sta andando verso la nave sicuramente. E quindi stavo dicendo, questo è l'unico punto di approdo utile per una imbarcazione grande come la Sea Watch. Chiarissimo, sì, chiarissimo. Sì. Allora intanto ringrazio Elio Desiderio, davvero la ringrazio con il